dal maestro fide Marco Cormi per questo nostro primo incontro, primo video sulla siciliana difesa Najdorf, variante Najdorf, veramente una difesa molto affascinante con la quale Kasparov ha colto moltissimi successi. Ma vediamo esattamente qual è la posizione della difesa Najdorf, quindi naturalmente difesa siciliana e giunti a questo punto, la Najdorf si caratterizza da questa mossa pedone in A6. Ci sono, come sapete, diversi tipi, diverse forme di difesa siciliana e A6 caratterizza la variante Najdorf. È sicuramente un modo molto efficace di giocare la siciliana. Perché? Perché spesso ci sono molti buoni modi di giocare contro pedone E4, ma con la Najdorf puoi avere possibilità, puoi vincere con il nero anche se il tuo avversario sa esattamente cosa sta facendo. Infatti è una difesa molto complicata, in cui anche se il bianco conosce la teoria può trovarsi in difficoltà. Kasparov ha avuto grandi successi con questa difesa. Ma vediamo, insomma, prima di iniziare nel concreto un po' di storia. La Najdorf originariamente era giocata da alcuni giocatori cechi. E più avanti, negli anni 40, fu diciamo portata avanti, fu giocata con successo da Miguel Najdorf, dal quale appunto prende il suo nome. La prima cosa da fare è capire in particolare qual è l'importanza di questa piccola mossa pedone A6. Vedete? La mossa pedone A6 in realtà ha tutta una serie di implicazioni, ma possiamo dire che nella maggior parte delle varianti della Najdorf il nero intende poi spingere in E5, cosicché, ecco, vedete che se facesse subito la mossa pedone in E5 ci sarebbero dei problemi dopo alfiere B5 scacco e per esempio alfiere D7, alfiere per D7 scacco, donna prende ed ora il cavallo bianco potrebbe saltare in F5. Quindi pedone A6 serve in primo luogo ad impedire che il bianco possa dare questo scacco in B5 una volta che il nero avrà spinto in E5. Infatti, dopo E5, se il cavallo bianco andrà in F5, ecco, l'alfiere in C8 potrà tranquillamente eliminarlo, rovinando la struttura dei pedoni del bianco. Naturalmente la mossa pedone A6 ha anche altre implicazioni, infatti più a lungo termine il nero intende spingere in B5, può servire per sviluppare l'alfiere, ma anche per attaccare il cavallo C3 che difende il pedone in E4, quindi alla fine tutta questa manovra 6 B5 B4 sicuramente si traduce anche in un attacco al centro. E naturalmente sono moltissime le possibilità del bianco in questa posizione e anche poi le possibilità, diciamo, più avanti del nero, essendo una difesa molto giocata e molto valida, presenta tante possibilità. Citiamo qui per il bianco le possibili mosse che sono alfiere 3, alfiere G5,
alfiere 2 in ordine di frequenza con la quale vengono giocate, alfiere C4, anche F4, molto secondo me interessante. La mia allieva Fiammetta Panella, che poi è diventata anche campionessa italiana, ex campionessa italiana, ha giocato a lungo questa mossa pedone F4 contro la Neidorf con buon successo. Porta a un tipo di gioco molto posizionale questa mossa pedone F4, forse non è molto ambiziosa con il bianco, ma è molto solida. È possibile anche pedone F3 e ha anche molto interessanti sistemi con pedone G3. Quindi veramente tante possibilità a disposizione del bianco, ce ne sono anche altre, ma insomma andiamo veramente su situazioni e minori. Ok, ci sono delle idee strategiche che sono importanti naturalmente nella Neidorf e in generale. E poi ce ne sono altre che sono importanti in alcune situazioni particolari della Neidorf. Ecco, in particolare, adesso impostiamo una posizione per parlare della pressione che il nero solitamente riesce ad esercitare nella Neidorf sul pedone E4 del bianco. Ecco, questa è una tipica posizione in cui la strategia del nero di pressione sul pedone E4 comincia a dare i suoi frutti. E è anche pronto il nero a giocare la mossa cavallo C5, ancora attaccando il pedone E4. Questa mossa cavallo C5 è uno dei punti importanti dello sviluppare il cavallo in D7, anziché in C6. E anche la torre F8 è pronta ad andare in E8, anch'essa per fare pressione sul pedone 4. Inoltre, dobbiamo aggiungere la possibilità di aumentare la pressione sul punto E4 andando ad attaccare il cavallo in C3, che è uno dei difensori del pedone 4. Tale attacco può avvenire sia con la spinta del pedone in B4, ma anche con il sacrificio di qualità e torre C8 per C3. Ma come dicevamo, la Neidorf è veramente molto vasta, si presenta in varie forme. Alcune volte il nero non spinge in E5 perché non vuole, oppure anche perché non è opportuno in funzione del piano che ha giocato il bianco. Ecco, vediamo una posizione tipica in tal senso. Ecco un esempio in cui il nero ha formato il piccolo centro, pedone 6 e pedone in D6, sempre naturalmente nella nostra siciliana Neidorf. Questa posizione è tratta da una partita tra Sofia Polgar e Walter Braun, giocata a San Francisco nel 1995, e vedete che il bianco ha iniziato ad avanzare sul lato di re. E naturalmente, come sapete, la normale reazione ad un attacco laterale è un contrattacco centrale. E qui il nero, per realizzare il suo contrattacco centrale, può naturalmente utilizzare i suoi fantastici pedoni E6 e D6, e in questa posizione in particolare il nero spingerà quindi in D5 perché ha interesse ad aprire il centro. Scusate, in questa posizione abbiamo
dimenticato di mettere il cavallo in F6. Ecco qua. E quindi il nero spinge in D5 e dopo la presa cavallo prende, alfiere in D2, cavallo in C6, cavallo D in E2. Adesso il nero può avanzare ancora nel centro e vedete che ha una posizione, una buona posizione del nero, che ha più spazio per i suoi pezzi e ha una maggior, come dire, presenza nel centro. Benissimo. Quindi abbiamo visto che esiste la possibilità nella Neidorf di spingere in E5 oppure anche di spingere in D5. Ecco ora sulla scacchiera un'altra posizione tipica della Neidorf, tratta da una partita giocata tra Sachs e Gallagher nella Mitropa Cup del 1999, che prendiamo ad esempio per illustrare un altro tema molto importante della Neidorf e per la verità della siciliana in generale, che è l'attacco di minoranza, cioè quella situazione in cui questi due pedoni possono avanzare contro i tre pedoni del bianco. In particolare qui anche la presenza del re bianco sul lato di donna rende particolarmente invitante questa avanzata. Comunque, avanzata da non dimenticare e da fare, da provare a fare anche in mancanza del re bianco. Ecco, in questa posizione, quindi in questa partita, Sachs Gallagher giocata nel 1999, il nero giocò appunto pedone in B5, bianco pedone in G4, pedone in B4. E pedone in A5. Quindi vedete che c'è proprio questa avanzata di pedoni che chiamiamo attacco di minoranza. Anche il bianco naturalmente cerca di attaccare dall'altro lato. Cavallo nero va in B6, da dove controlla e appoggia importanti case. Ecco qui, pedone A4. Cavallo in C4, vedete che il nero ha avanzato il più possibile i pedoni sul lato di donna, quindi attacco di minoranza. Il nero invece dall'altra parte sul lato di re è riuscito a trovare una difesa utilizzando un pedone avversario come proprio scudo. E in questa posizione il nero dispone di una buona mossa d'attacco. A te la mossa con il nero, se vuoi puoi mettere in pausa questo video per provare a pensare la mossa che si può giocare con il nero in questa posizione, che appunto, ve la sto per dire, è stata pedone B3, un piccolo sacrificio per aprire il gioco sul re avversario. Il bianco non rispose nel migliore dei modi, catturò questo pedone e a questo punto ebbe dei seri problemi. Qui il nero ancora portò dei pezzi in attacco con cavallo in C5 e ancora vedete che il re bianco è assolutamente scoperto. Sono andato molto veloce, ma insomma potete sempre, dato che questo è un video, tornare indietro, rivedere con calma, mettere in pausa. Qui la situazione del bianco è disperata. Il nero forzò un veloce scacco matto. Bene, ma ecco, quello che ci interessa è tornare un attimino indietro. Quindi rivediamo proprio le mosse dall'inizio.
Ecco, difesa siciliana, abbiamo detto che a questo punto il nero imposta la variante Nidorf. E ecco, parlare un pochino, diciamo, di più, ancora più approfonditamente di questa mossa pedonino E5 così tipica della Nidorf. È una mossa naturalmente pericolosa in un certo senso, perché dal punto di vista statico il nero in un colpo solo buca, indebolisce, crea una debolezza nella casa D5, dove sicuramente i pezzi bianchi cercheranno di installarsi in futuro, e anche si crea un pedone debole in D6. Ma già sappiamo che cosa è che il nero ottiene in cambio di questo. Abbiamo visto infatti poco fa che il nero ha un controgioco sul pedone E4 del bianco, e anche un forte controgioco grazie all'attacco di minoranza. Questi sono principalmente i due punti sui quali il nero insiste nel trovare un compenso per l'essersi, diciamo, rovinato la struttura dei pedoni. Ecco, potete vedere una nuova posizione sulla scacchiera e l'idea è quella di approfondire un altro degli elementi ai quali abbiamo fatto prima accenno, e cioè la possibilità del nero di sacrificare la qualità. Sacrificio di qualità che può avvenire nella casa C3. Ecco, scusate, la posizione è questa, quindi una posizione tratta da una partita Arencibia-Ivanchuk, giocata a Lucerna nel 1997, posizione che vedremo ad esemplificazione del tema del sacrificio di qualità in C3, che è un tema naturalmente tattico, che però ha dei contenuti strategici. Perché l'idea è quella di incrementare, far pressione sul centro. Ecco, vedete in questa posizione Ivanchuk giocò torre per C3 e a questo punto giocò cavallo in C5. Quindi vedete proprio l'idea non è tanto, almeno in prima battuta, quello di indebolire la posizione del re bianco e attaccarlo, tema che comunque è presente, quanto quello di premere sul centro sul punto E4. Il bianco, per far fronte a questa pressione, gioca in qualche modo alfiere per F6 e torre 1, difende il punto E4, e allora vedete che entra in azione la donna nera, e il bianco cerca come può di tagliare fuori dall'azione l'alfiere nero, che però comunque trova il modo di entrare in gioco. Il bianco gioca re B1 o re B2 perché non vuole subire uno scacco dal cavallo nero. Ma a questo punto, ecco, vedete, alfiere D5, i pezzi neri entrano in azione in modo veramente pesante, e la posizione del bianco crolla dopo la disperata. Alfiere prende e poi torre prende alfiere. Il nero giocò semplicemente cavallo in A4 e di fronte all'inevitabilità del crollo, dello scacco matto della sua posizione, il nero vinse, il bianco si arrese. Bene, passiamo ora, anzi, continuiamo ora il nostro viaggio introduttivo storico all'interno della Nidorf, con una partita di Fischer che ebbe grossa influenza sullo sviluppo della difesa Nidorf, ed è molto importante perché ci mostra i temi strategici importanti nella Nidorf in azione. La partita è stata giocata da Robach contro Fischer, giocata a Lavana nel 1900. 65.
Vedete, qua c'è stata una posposizione di mosse, ma eccoci qua nella normale posizione della variante Neidorf. All'epoca andava di moda questo sviluppo dell'alfiere in C4. E allora normalmente il nero reagisce mettendo il pedone in E6. Ecco. Ecco qui. L'idea di questa variante per il bianco è appunto piazzare l'alfiere in A2 su questa diagonale che è molto forte, in un certo senso cerca il bianco di scoraggiare il nero dal realizzare la spinta in E5. Bene, a questo punto il nero Fischer giocò a rocco corto ed ecco pedone in B5, tipica mossa della Neidorf. Pedone F4, anche questa spinta in F4 è, ecco, abbastanza comune nella Neidorf in questi schemi. Pedone F5, l'idea di questa mossa è perfettamente logica, perché vedete che sulla colonna F e lungo la diagonale A2 G8 si interseca il punto F7. Il bianco con la spinta F5 cerca di aprire le strade ai suoi pezzi e il nero risponde con la tematica mossa pedone C5 che apre la diagonale ma tiene chiusa la colonna. Ecco, vedete che stanno prendendo forma gli elementi strategici che abbiamo visto precedentemente, cioè la possibilità della torre di agire lungo la colonna C, la pressione sul punto E4 e un eventuale attacco di minoranza. E in un certo senso questo è un setup ideale per il nero, da conoscere bene, per poter padroneggiare la Neidorf. Bianco giocò alfiere E3 e a questo punto eliminò il cavallo nero prima che quest'ultimo possa arrivare nella casa C4. E ora una mossa molto forte del nero, eccola qui, donna in E3, una casa fantastica per la donna nera, che qui è centralizzata e sfrutta in pieno l'assenza dell'alfiere delle case scure. Ok, il bianco ha appena giocato cavallo in D5, attaccando tanto il cavallo F6 quanto l'alfiere in E7. Una domanda per voi: prendereste questo cavallo con l'alfiere o con il cavallo? Ecco, rifletteteci quanto ritenete opportuno, potete mettere in pausa questo video e pensare quanto volete. Ora vediamo come Fischer ha ripreso questo cavallo e come in generale conviene riprenderlo. Il nero giocò alfiere per cavallo D5 perché il cavallo F6 è più efficace dell'alfiere campo chiaro del nero. Spesso il nero preferisce dare il suo alfiere campo chiaro e tenere il cavallo, che può essere molto utile. Quindi una mossa tipica. Ancora un momento molto importante. Qui per trovare la mossa del nero potete riflettere sul discorso, sulla opportunità strategica di migliorare il posizionamento dei vostri pezzi peggiori, e vedete che qui il pezzo del nero più difficile da piazzare è l'alfiere campo scuro, momentaneamente chiuso dai propri pedoni. E allora ecco che Fischer mise in atto questa splendida manovra, sfruttando il fatto che per un momento il pedone D6 non è attaccato. Ecco, così proseguì la partita, e qui
Un'altra mossa forte del nero, pedone in b4, la cui idea è in un certo senso fissare il pedone c2. Il bianco deve cercare una reazione sul lato di re e cerca di creare delle minacce, ma vedete che il nero le para con una certa facilità e nel frattempo ha guadagnato un pedone e sta dilagando dall'altra parte. Ora si tratta con il nero di giocare reina h6 per evitare la possibilità dello scacco perpetuo. Ecco, vedete che a questo punto il nero giocò ancora torre in f2 e a questo punto, se torre per f2, naturalmente matto, quindi il bianco si difese in questo modo qui, con torre in a1. E ancora adesso a voi la mossa con il nero, cercando di concentrarvi al massimo, come se foste in partita, massima concentrazione, prendetevi anche un buon 10 minuti in questa posizione, mettendo in pausa questo video. Stiamo per vedere la brillante mossa di Fischer, molto bella, molto interessante, che è stata torre in a8, portando in azione l'altra torre. Dopo donna prende pedone, seguì re in g7, il bianco ancora cattura un altro pedone, anche per difendere il cavallo, ma vedete che i pezzi neri a questo punto diventano micidiali. Il bianco non può catturare la torre in f2 perché l'altra torre catturerebbe in a1. Si minaccia quindi col nero torre per f2, torre per f1, anche torre per g2. Il bianco cercò di liberarsi con cavallo e 8 a scacco. Effettivamente così ha un attimo di respiro, ma come potete vedere è veramente solo un attimo di respiro perché il nero, oltre ad aver incassato il pezzo in più, ora minaccia di nuovo scacco matto. Qui il bianco si arrese. Bene, direi che possiamo fermarci qui con questo video di introduzione e di presentazione ai motivi strategici principali della difesa Neidorf. Seguiremo poi nei prossimi video. Approfondiremo insomma la teoria dell'apertura e vedremo delle partite modello per le varianti principali più in dettaglio. Per oggi è tutto, vi ricordo il mio sito internet www.scuoladiscacchi.com. Maestro Fide Marco Corvi vi saluta, a presto.